Oggi parliamo di una notizia che il Movimento 5 Stelle è riuscito a scovare attraverso le sue inchieste all'interno dei palazzi della regione. Parliamo della campagna del vaccino antinfluenzale dell'autunno 2014, dove la Regione Lombardia, senza alcun tipo di programmazione, ha deciso di comprare 1.300.000 dosi di vaccino. Abbiamo raccolto i dati e alla fine della campagna sono avanzate circa 150.000 dosi di vaccino per 570.000 euro buttati via. Parliamo di soldi, Maroni spesso si lamenta che ci sono i tagli della sanità, che non riescono a contenere le spese. Potrebbero partire proprio da questi sprechi, basterebbe una semplice programmazione attraverso un sistema di prenotazione dei vaccini, piuttosto che un acquisto in più tranche, vedendo come sta andando la stagionalità del vaccino, per evitare di buttare via quasi 600.000 euro all'anno in vaccini. Ci chiediamo anche perché i soldi dei cittadini devono sempre finire nelle tasche delle industrie del farmaco. Mi chiedo come mai alle piccole aziende che forniscono la pubblica amministrazione, di solito la stessa pubblica amministrazione tende a prenderle per il collo e quindi a chiedergli dei costi che spesso sono insostenibili, invece alla grande industria, alla grande lobby farmaceutica, tutto è permesso, compriamo in modo forfettario delle dosi di farmaco che poi spesso vanno buttate, quindi l'industria farmaceutica non è obbligata a ritirare le dosi che non vengono utilizzate. Nella riforma sanitaria si reintroduce la legge d'ACCO, quella legge che dava dei finanziamenti pubblici, quindi tasse dei cittadini, a delle fondazioni private che ha generato buchi di bilancio, ha generato scandali come San Raffaele, come la Fondazione Maugeri, come Santa Rita, quindi abbiamo degli esempi concreti. L'unico che ha bisogno di un vaccino importante contro gli sprechi è proprio il Presidente Maroni, quindi ci auguriamo che con i nostri continui interventi riusciremo a ridurre gli sprechi e dare un servizio eccellente ai cittadini.